come vedete è una sorta di quadro, mi veniva già ieri questa immagine, che io sto presentando a voi attraverso la presentazione di questo testo. Dico un quadro nel senso che, come quando tutti andiamo a vedere una mostra o un museo, ci poniamo dinanzi ad un'opera artistica e nei confronti della quale siamo interpellati, cosiddetto sentimento estetico, cioè nel fruire, godere, ammirare, guardare e godere questa composizione che è venuta fuori da una ideazione e da una capacità realizzativa dell'artista. E anche qui, dicevo, l'atteggiamento è simile, che poi detto in termini religiosi, questo atteggiamento fruitivo, noi lo possiamo chiamare contemplativo, ovvero sia guardiamo, ammiriamo, cerchiamo di comprendere, essendoci qui più che in un testo, alla pari forse che in un testo pittorico, ma comunque con un linguaggio diverso, c'è qui un tessuto travissuto che porta verità. E dunque noi siamo attratti dal capire, dal goderne, per la bellezza delle cose che ci vengono prospettate, che hanno una forza estetica, cioè bella, attrattiva e quindi attrattiva, e dalla bontà, perché capiamo che c'è un qualche bene che viene fuori da quello che qui ci viene raccontato. E questo per noi è un esercizio che si confà perfettamente, in un ritiro solitamente si fa così. E cioè non soltanto questo se ne giustamente approfitta per gli aspetti più di revisione di vita personale, di messa a punto dei nostri comportamenti o di alcune, questo noi che siamo in grosso modo abituati a farlo con regolarità, in un ritiro più che questo, in un ritiro piuttosto siamo, vogliamo contemplare, cioè vogliamo guardare l'opera di Dio, un'opera di Dio, in questo caso in questo testo, nella vita di questa persona. Quindi dicevo, questo mi sembra l'atteggiamento con il quale dobbiamo porci dinanzi alla presentazione di un testo qualsiasi, che poi è la modalità con cui ci poniamo, per chi di voi fa incontri settimanali, quando siamo dinanzi a un testo, quello personale, fondamentalmente questo credo l'attitudine che ciascuno di noi coltiva di volta in volta, ed è quella che ci trasporta, ci trascina, ci fa, come abbiamo detto, col valore che ne ha la lettura, legata alla preghiera, ed è quella che ci fa condividere, perché ci fa accogliere la verità, la bellezza e la bontà che contempliamo nei testi che sono davanti a noi. Ce la fa accogliere nella nostra vita e ce la fa condividere nella nostra vita. Credo che sia questo il senso di quello che qui facciamo ogni volta. Sarà, ormai sono anni e anni che lo stiamo facendo, abbiamo superato i decenni abbondantemente e quindi siamo. Riprendiamo dunque l'osservazione di questo testo. Undicesimo, l'umanità sembrava che anche l'umanità gustasse il suo amore. Questo è un capitolo abbastanza importante che ha il riscontro nel dialogo sotto forma di sceneggiata, potremmo dire, scenografia, insomma, teatrale, in un dialogo. Qui invece sotto forma più teorica. Dico importante perché determina e dice che in quota parte l'umanità non rimane fuori, anzi partecipa della gioia del gaudio fino ad un certo punto, con un certo limite, essendo poi davvero un passaggio verso altro, come accadrà appunto con il nostro, nel trapasso della morte per lui. Quando aveva sentiva tanta soavità spirituale, con tanto sentimento che non poteva agire né esercitare i sentimenti, cioè quando proprio era così presa da questo fuoco, per così dire. E come vedete, io non ho messo nella nota,
quando aveva e sentiva tanta suavità da non poter però esercitare i sentimenti, naturalmente la domanda è sempre la stessa, come fa a sentire se non esercita i sentimenti? Ma è il suo, è la tecnica linguistica che lei usa per dire una cosa che non si dice, o meglio, noi usiamo un linguaggio che si riferisce direttamente a fenomeni del tutto naturali, per i quali lì sono appropriati, mentre lei si sta riferendo ad esperienze che non sono del tutto naturali, e dunque questo linguaggio diventa inappropriato, ma non ne abbiamo altri per poterlo esprimere. E questi sono quelli più similari. Quindi si entra continuamente nel mondo della metafora, del paragone, dell'immagine, della rappresentazione e così via. E diceva all'umanità, ti accontenti di questo nutrimento? E quella diceva di sì, e che avrebbe lasciato ogni altro nutrimento che avrebbe potuto avere in questa vita, mentre in altre fasi recalcitrava, come si leggerà nel dialogo, recalcitrava molto, anzi, porterà l'anima a sé. All'umanità, alla corporità, cioè, non solo come corpo, ma come umanità naturale. Ora, che cosa, interrogativo rimane in quell'asso, da questa testuale, ora, che cosa riceveva l'anima quanto al gusto, allora quando l'umanità, che sembra contraria allo spirito, sembra contraria allo spirito, si nutriva anche con tanta pace ed unione insieme, e ciò sin dall'inizio? L'idea è, come dirà nel dialogo, a un certo punto anche l'umanità che sembra non nutrirsi ed essere, rimanere totalmente a digiuno e quindi ha molta fame, in realtà ad un certo punto quando si lascia portare docilmente si nutre anch'essa e non rimane a digiuno, cioè neanche per lei, per così dire. Verso la fine invece era a un altro modo, aveva un amore tanto puro e penetrativo nel cuore, che sentiva tanto fuoco che anche all'esterno la pelle non si poteva toccare. Quindi qui in realtà l'umanità sembra un po' schiacciata. Sembrava che avesse una piaga davanti e dietro all'altezza del cuore e vi teneva la mano per ripararla. Questo è comune a tantissimi santi. Proprio questo, in Filippo Neri, forse vi ricordate, c'aveva il cuore, la costola scoppiata, il cuore più grosso, e lui se la teneva spessissimo, così, camminava così. Poi io, quando è morto, l'hanno visto. Sembrava, ecco, il cuore le ansimava come un mantice, e questo accadeva più in un giorno che in un altro, perché non avrebbe potuto sopportarlo 2 giorni consecutivi senza morirne, secondo quanto si comprendeva allora di lei. Vedete? Secondo quanto si comprendeva allora di lei. Non era. E comunque, ripeto, queste sono cose, manifestazioni esterne nell'umanità, nella corporeità di qualcosa che succede ad un altro livello. Quando quell'eccesso di fuoco era passato un po', le rimaneva il cuore liquefatto per il fuoco di tanto amore e quell'impressione le durava alcuni giorni. Poi quell'eccesso le ritornava, come prima, un'altra volta, e ogni volta più grande. Ma di quest'ultimo l'umanità non si poteva nutrire, perché la eccedeva. Piuttosto era per lei un martirio, quindi ne veniva schiacciata, al punto che quando vedeva dei morti, ovvero sentiva l'ufficio, la messa dei morti, o sentiva campane, sembrava che l'umanità si rallegrasse e riposasse, perché per lei era meglio morire che vivere in tanta alienazione e sottrazione di quelle cose dalle quali potesse avere qualche nutrimento o supporto. Si era ridotta a non avere quasi altro supporto se non quando dormiva. Allora le sembrava di uscire fuori di prigione perché quel fuoco penetrativo non la occupava tanto. Diventa una sorta di. Per la sua umanità era un peso, mentre non era così per la sua anima, spirito, secondo il suo modo di parlare. La cosa ammirevole era questa. Per il tempo in cui perseverò in quelle aspre penitenze, la sensualità non contraddisse mai, si ribellò, ma in tutto era obbediente e godeva, sebbene tanto patisse in questi fuochi d'amore tanto ardenti. Quindi non si trovava male, questo si trovava, non erano cose, wow, che per chi ne è fuori ovviamente sembrano torture o
inorridimenti, perché è il termine di questo, perché poi chi c'è dentro di fatto non è affatto così. A chi considera bene, tutto era operato con somma sapienza dal dolce di Dio. Cioè davvero Dio orchestrava e faceva sì che nulla si distruggesse, Dio non distrugge mai la sua opera. E questo è quello che nel dialogo umanità, su cui l'umanità fa forza. Cioè, beh, tu non rispetti, io ti sono stato affidato dal creatore, se tu non mi rispetti fai peccato e dunque ti perdi. E allora questa è continuamente la ragione che porta l'umanità per non andare dove l'anima in quel caso la vuole portare, lo spirito la voleva portare. E c'è questa lotta che a un certo punto con la decisione si chiude. L'umanità è soggetto capace delle penitenze di carattere umano, ma non è capace di tanto amore infuocato. Vedete? C'è un limite. Ma bisognando fare da supporto allo spirito sulla terra, quasi interamente divenuto fuoco d'amore per vera unione intima trasformazione, diveniva per lei più di un martirio da sopportare quel che era fuori e sopra le forze e delle capacità sue, cioè delle sue capacità. Più chiaro di così, giusto? Come deve dire? Lei è portata, noi siamo comunque portati ad autolimitarci e cose del genere, ma qui è diverso, dice il bene, perché quello era fuoco, cioè quello è trasformato in Dio sopra natura, in questo senso fuoco, questo vuol dire, sapete, perché era trasformata intimamente, unita perfettamente, e allora non regge più, sopra e fuori e sopra le sue forze e le sue capacità. Naturalmente voi capite che c'è una domanda che si fa, si può fare sempre sotto, perché succede questo? Perché deve una persona che è ancora sulla terra, per così dire, deve incendiarsi? Giusto, è una domanda più logica, c'è alla base di tutto questo discorso. Beh, se c'è l'immagine nel quadro, se dovesse, potrei rispondere, ma perché quel pittore ha fatto, perché Michelangelo ha fatto questo? A parte la commissione che gli ha dato il Papa. Ma perché Michelangelo ha fatto questo? Naturalmente, a parte il valore che può avere per noi, nel senso per gli altri, ma non è solo questo, gli uomini non sono, di chi dice canto non sono mai mezzo, sono fine, quindi non è che mi deve succedere una cosa per servire agli altri, e non mi pare giustificabile che questo ci sia come effetto, non ho niente da obiettare, ma che questo mi debba accadere solo perché deve servire agli altri, credo che non sia, ci vuole una intrinseca bontà, verità, che fa la bellezza della cosa, che sta nel valore di me come soggetto, come io, della persona, e in questo caso di Dio come soggetto, che in una parola è l'amore, cioè non ci sono altri modi per spiegarlo ad una parola sola, ma con amore si intende la perfetta dignità, compiutezza, grandezza, bellezza di Dio come persona, di tre persone nel suo caso, e anche di me, che non è affatto a mio scapito, anzi è a esaltazione di me come persona, come dignità, come bellezza, perché altrimenti sarebbe una prevaricazione violenta di Dio su di noi. E per questo lei era felice, c'è tutto questo eccesso di felicità, per così dire, in una contraddittorietà di ristrettezze oggettive, di consunzione di un corpo che si consuma, sembrerebbe per noi contraddittorio visto in una modalità puramente a partire dal basso. Dal basso non si capisce questo, non si può capire. E infatti dalla prima parola lui l'ha presa dall'alto, perché se non c'è una chiave di entrare in quello che accade dal trascendente soprannaturale, era quello cristiano in modo speciale, che prevede Dio che è Trinità e incarnazione e passione, morte e risurrezione, cioè se non c'è questa chiave una cosa del genere è assolutamente fuori dal pensabile per la mistica islamica. Una decina di voi hanno fatto con noi il corso della mistica islamica una vita fa, diciamo, io quando eravamo
I vecchi. No, visto, no, tanto tempo è passato per voi quanto per me, quindi non c'è problema. Noi non siamo in Dio, siamo gelosi. Gelosi. Noi sono gelosi. La mistica che ce l'ha fatta quel professore Lanca, se vi ricordate, non c'è dubbio che ci sono anche lì, se qualcuno si ricorderà, questi aspetti veramente di comunione con Dio, di una qualche comunione con Dio. Ma è completamente un altro, totalmente diverso, e certamente non c'è questa corporea identificazione che invece soprattutto nei santi cattolici è continua, la Latina di San Francesco, a Padre Pio, è continua identificazione corporea con un Dio che fa carne, quindi per forza di l'incarnazione è la chiave di tutto questo, naturalmente, non è un'altra la chiave di tutto questo. Ed è per questa incarnazione che è possibile già vedere fin da adesso quello che tante volte abbiamo discusso, e il nostro amico Padre Max ci ha detto più volte, siamo risorti adesso. Giusto? La risurrezione è in atto adesso in noi, e quindi, e dunque questo è un chiaro, evidente che la forza della risurrezione si sprigiona già nella terra, in una corporeità vivente, in una umanità che vive nella terra, fin da adesso, quindi, con più o meno forza e anche con più o meno visibilità esterna, perché lo dicevo ieri. Altri santi, perfettamente santi, non hanno vissuto, non hanno questo vissuto. Qui c'è una corporeità, una visibilità esterna, immediata. In alcuni c'è una visibilità che loro non hanno scelto. Dodicesimo. Si esercitò da principio per un certo tempo nelle opere della pietà. Il suo amore le lasciò per un certo tempo esercitare le opere della pietà. Così andava per la città cercando i poveri. Quindi, che sai quelle che noi chiamiamo le opere di carità? Misericordia, le opere di misericordia corporale. Così. Era condotta da quelle che erano in quel tempo deputate a tale ufficio e le davano i soldi, altre provvigioni per quei poveri infermi. Ella andava e puliva tutte le miserie, le brutture dei suddetti poveri ed infermi, quando lo stomaco, ecco qui faceva un altro delle sue, per a questo agire contrario a quello, alle sue tendenze, metteva in bocca alcune delle brutture, eccetera, per vincere quella libera, che è del tutto naturale, attenzione. Prendeva i vestiti degli infermi, pieni di immondezze, se li portava a casa, li puliva, e questo frequentemente. La cosa mirabile è che mai si trovava addosso simili immondezze, benché tanto le maneggiasse. Serviva agli infermi con ammirevole affetto, tanto nelle cose dell'anima, ricordando loro le realtà spirituali, quanto nei loro bisogni corporali, e non schivava alcun infermo, qualunque infermità avesse. Quindi veramente questa indifferenza, questa assoluta, appunto, come uno dei suoi tre principi, non dire voglio, ma ferma, sì. Mentre Maria Teresa, quello è il suo quasi proprio, qui non è questo il centro del suo padre. Infatti per alcuni anni Dio lo fece fare questo. Poi no. Ecco, per dire che lei non aveva limiti, ma era veramente guidata, perché davvero aveva questa sorta di assoluta libertà. E rimase poi all'ospedale per tutta la sua vita. Ecco, quando poi vendettero la casa, il palazzo, e si trasferirono lì col marito. Era cura di ogni cosa con tanta sollecitudine che sarebbe impossibile esprimerlo, in modo che né a motivo della sollecitudine le mancava mai il sentimento del suo dolce amore, né per il sentimento mancava qualcosa all'ospedale. Vedete? Ecco il punto chiave. Totalmente attratta dentro tutto sto vortice divino di eccesso, eppure mai una mancanza all'ospedale, che lei praticamente dirigeva, sebbene non era lei non voleva mettersi a dirigerlo, ma voleva mettersi, si fece dare due stanzette per il suo marito appartate, e serviva, era un marito lei che serviva, faceva i conti, eccetera, così. Questo era tale da essere giudicata cosa miracolosa, dal momento che sembrava impossibile
che una persona tanto occupata nelle faccende esteriori potesse nell'interiore sentire di continuo tanto gusto. Quante volte ci siamo detti e chiesti questo punto? Ecco qua, bello scritto e preciso. Ma naturalmente è un dono di Dio, direte voi, e io sono d'accordo con voi, ovviamente. Ma ribatto, al di là degli eccessi, non è questo l'unico caso, anzi, è il normale modo con cui Dio vuole condurre una persona. Quella cioè del continuo amore, della continua preghiera, l'orazione continua, no? Del continuo dialogo con Lui e della perfetta applicazione a qualunque tipo di mestiere al mondo. Anche il più oberante, come vedete, è questo suo, era oberante. Questo era tale da essere, ecco la mia moglie, cosa mirabile, fece le spese per tanti anni di continuo, quindi tipo l'economa, praticamente, badava a comprare le cose, e per le sue mani passavano tanti soldi, ma mai un sol denaro si trovò mancante nel reso conto. Qui non parliamo perché per motivi di rubare o non rubare, per dire aveva un'attenzione di precisione ai conti che sembrerebbe impossibile con quest'altro tipo di attenzione che la testa ce l'aveva sempre altrove, ecco, per così dire. Ben sembrava che il suo dolce amore operasse ogni cosa, perché essendo talmente unita con tale suo dolce amore, tutto quel che faceva con lei lo faceva questo dolce amore. La vita comune, dice Amigni, vivevano in comune. Benché lei fosse in tutto dedita e occupata nelle faccende dell'ospedale, mai volle godere o usare per il suo vivere una minima cosa della sostanza di tale ospedale, ma usava tutto delle proprie sostanze. Tredicesimo. Aveva piena e mirabile chiara e conoscenza di sé e di Dio. Aveva una mirabile conoscenza di se stessa in modo che sembrava quasi incredibile alle menti umane. Questa santa anima tanto era purificata in sé, tanto illuminata, unita e trasformata nel suo dolce amore, nel suo amore Dio, che parlava con lingua umana quanto al sentimento di quel che proferiva, ma piuttosto con lingua angelica e tutto divina, di modo che non è possibile intendere né capire quanto ad intelletto umano. Quello che dicevo poc'anzi, quella è la chiave per capire quello che dice lei. Parlava come parlo io, con suoni, articolando una bocca, dicendo parole. E questo è come tutti possiamo capirlo. Ma c'era, è una lingua angelica, una lingua divina, che in noi si può intendere un intelletto illuminato dalla fede soltanto. È vero che le menti umili e desiderose di Dio possono almeno devotamente ammirare e gustare qualcosina per eccesso di mente. Qualcosa si può capire da parte di noi semplici, le menti umili e desiderose di Dio. Diceva, se io avessi patito tutti i martiri che hanno patito i martiri, anche l'inferno, per amore di Dio, come soddisfazione, posso dire, sarebbe ancora in certo qual modo un'ingiuria fatta a questo Dio rispetto all'amore, alla bontà con la quale ci ha creato e ricreato e particolarmente, singolarmente chiamato. Quindi vedete, ora comincia questo dire per eccessi. Anche se fosse, ma non è paragonabile, se fosse non è paragonabile. Senza la grazia, l'uomo in se stesso è peggiore del demonio. Perché il demonio è spirito senza corpo, questa motivazione è immediata, di una facilità estrema a capirsi. E l'uomo senza la grazia è demonio incarnato. Soprattutto egli ha il libero arbitrio. Per il quale, per disposizione divina, non essendo soggetto in nulla, può fare quel male che vuole. Mentre il demonio non può fare quel male che vuole, ma solo quanto Dio gli permette di fare quando l'uomo gli consegna la sua cattiva volontà con la quale lo tenta. Una chiarezza impressionante di come spiega
la profondità è l'abisso del cuore dell'uomo. Qualcuno di ieri, non mi ricordo, ieri si diceva la conoscenza di sé, ciò che è veramente un peccato non lo è. Vedete che è impressionante. Ora, questo modo di parlare e quello che poi dirà su questo argomento, credetemi, è solitamente, non è, non ci si crede, diciamo così, neanche al male ci si crede, perché per capirlo bisogna crederci, non nel male, ma nel bene e in quello che può significare il contrario del bene, l'opposizione al bene. Ecco perché la stessa interpretazione del male e quindi è tutto quello che viene fuori, cioè l'esistenza o meno di Satana, di demoni, della loro azione, l'esistenza dell'inferno, sono tutte cose proprie della rivelazione cristiana. Non sono cose scontate. Per quanto alcune di queste cose le condividiamo anche con altre religioni, perché fondamentalmente tutte le grandi religioni hanno un concetto di giustizia e quindi un concetto di retribuzione. Bene o male, giusto? Retribuzione. Ce l'hanno in maniera radicalmente diversa alcuni. Sapete molto bene che determinate religioni, non potendo, non avendo la concezione di un Dio persona, allora la retribuzione non può che essere una ciclicità e quindi la reincarnazione. Solo così si può soddisfare il concetto di una giustizia e di una retribuzione, di un'equità. Hai fatto male, paghi, e paghi quando? In un'altra vita, in un'altra vita. Perché non c'è, dove non c'è un Dio personale, non c'è nemmeno l'ipotesi di un'autorità che dice tu, ti giudico. Così di qua o di là. Mentre nelle religioni, le monoteiste cosiddette, che hanno comunque un Dio che è un'entità abbastanza personale, quando l'islamica sembra inconoscibile, comunque è un'entità determinata, almeno lì in qualche modo c'è un'ipotesi di qua e di là. Un po' sfumata, fatta in maniera perché nel momento che non riesci a capire chi è questo Dio, perché è inconoscibile, per gli islamici di fatto è inconoscibile, non riesci poi neanche a dire che ti presenti davanti al suo volto e lui ti giudica e condanna. Allora è più facile dire ne conosciamo i decreti che sono la legge e dinanzi a questa legge è chiaro, fai questo vai dentro, fai questo vai fuori, finito. Mentre nel nostro caso, nel caso ebraico è in maniera abbastanza simile, ma c'è anche lì una più focalizzazione, nel nostro caso finì tutto, nel nostro caso, come sapete bene, praticamente non c'è legge. Perché non c'è bisogno, direbbe lei, solo di testimoni, tra me e te. Siamo faccia nella faccia. Tu mi hai amato, mi hai rispettato, con me te la devi vedere. L'hai fatto nei poveri, non l'hai fatto nei poveri, quindi perché io sono poi difensore anche di loro, ma tu con me devi parlare. E io ti dico, vieni benedetto, vai maledetto. Ma da noi è chiaro come perché è così. Chiaro nell'ottica della fede, della rivelazione cristiana, è chiaro che è così. Togli questo, togli il volto, cioè Dio persona, e tutto comincia per forza di cose a sbiadire, a dissolversi, e rimane l'esigenza comunque del cuore dell'uomo di giustizia, ci mancherebbe altro, ma si dissolve, che non c'è questa. Quindi parlare di un inferno, concepire com'è l'inferno, questo è un affare cristiano, capirlo, concepirlo alla nostra maniera. Stessa cosa parlare di del diavolo alla maniera con cui noi ne parliamo, tanti ne parlano, ma alla maniera con cui noi ne parliamo, cioè come detentore di una qualche personalità e che agisce in quella maniera. Tutta la questione dei satanismi parlano ovviamente di Satana, ma nessuno di loro
individua la maniera come noi individuiamo Satana, meno ancora determinano il modo con cui Satana, secondo noi, agisce, con la dissimulazione, con l'inganno, con il sadismo, con lo scomparire dopo che danneggia scompare, e con la continua dissimulazione, tanto da non crederci, tanto che se tu tenti di dare un giudizio su fatti che ti accadono, che accadono, di un certo genere, a maggior parte ti ride in faccia, anche se prete, cioè, attenzione, non parliamo solo degli esterni. E con questo non voglio, per carità, non voglio fare eccessi di satanismi, ci mancherebbe il diavolo dappertutto, non voglio dire assolutamente questo, ma è una cosa difficile. In questi giorni leggiamo l'Apocalisse, lo vedete che l'Apocalisse è esattamente questo. Sì. Ma io vedo chiaramente, diceva, che se in me, nelle altre creature e nei santi, vi è qualcosa di bene, è in verità tutta di Dio. Mentre se faccio qualcosa di male, sono io solo a farla e non posso dare la responsabilità al demonio né ad alcuna creatura, ma alla mia propria volontà, all'inclinazione, alla superbia, alla proprietà. La proprietà, vi ricordate quando abbiamo letto molti di voi ogni tanto se la leggono, l'imitazione di Cristo, quando c'è il doppio elenco. La natura, lui lo chiama natura, l'imitazione, agisce così, 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 ad acchiappare, a raccogliere, a portare a sé. La sovrannatura agisce invece così. E quando, è di quella natura, che è una natura corrotta, giusto dopo Adamo e Eva, a portare a sé significa la proprietà. Alla sensualità, e a molti altri motivi maligni. Se Dio non mi avesse trattenuto, mi vedo peggiore di Lucifero. Naturalmente, non so quello che voi pensate di questa frase, io, a me arriva vera, non è un modo di dire, è così, secondo me. Non è un eccesso perché è troppo buona lei, è umile, è santa, dunque si sente peccatrice, non è così, secondo me, è la verità. Di come lei vede se stessa, perché dice io vedo chiaramente. Allora noi diciamo che quello che lei vede è tutto un sogno, è tutta una cretinata, o noi capiamo che quello che vede, e come vedete la fiducia in quel che vede è un fatto di fede, per sa poco come Gesù, Giovanni imposta il Vangelo, il quarto Vangelo lo imposta così: o vi fidate di quello che io vi dico che vedo, oppure finito. Ma proprio questo certo. E vedo questa vista così certa, vedete, così certa, che se tutti gli angeli mi dicessero che io avessi in me un qualche bene, non potrei crederlo, perché vedo chiaramente tutto il bene mio solo mentre in me, nient'altro che in Dio solo, mentre in me. Conosceva inoltre in cosa consistesse la vera perfezione, era la cognizione in certo qual modo di tutte le imperfezioni. Ciò non fa meraviglia, ecco, ora la teorizzazione del biografo che diceva, vi spiego perché. Perché lei aveva l'occhio anteriore tanto illuminato, l'affectus tanto purgato, quindi non aveva, non inquinava, nel nostro caso solito, la maggior parte dei nostri giudizi dell'intelletto sono inquinati dagli affectus che ti tirano da una parte o dall'altra e ti deteriora il vedere della mente, che in sé, se è libera, vede sempre bene, perché è stata fatta giusta per vedere, l'occhio è fatto giusto per vedere, ma siccome è quasi sempre soggetto a, cioè quando devo fare una fotografia mi tremano le mani, sempre soggetto a un terremoto continuo che sono tutto il mio mondo affettivo, eccetera, tutto è totalmente alterato.
Il cuore tanto unito con il suo amore a Dio, nel quale vedeva tante cose mirabili e nascoste ai sensi umani. Come dicevo prima, non li vede. Chiamiamolo l'uomo comune per intenderci, non li vede. E li ritiene che non c'è niente di male. Diceva, finché la persona può parlare delle cose divine, ne può gustare, intendere o avere memoria o desiderio, non è ancora giunta in porto. Ecco cosa vuol dire questo, perdere se stessi, la proprietà. Ma poiché la creatura non può conoscere se non quello che Dio le dà giorno per giorno e non può comprendere di più, per questo tale creatura rimane pacifica, posta in tale via in ogni momento. Dacci il nostro pane quotidiano. Se infatti la creatura conoscesse i gradi che Dio vuol darle in questa vita, non potrebbe avere mai quiete, ma avrebbe una certa brama di avere presto quello che Dio ha ordinato di darle, la gola spirituale, cioè San Giovanni della Croce, al punto che sembrerebbe essere in un inferno per la gran rabbia, grande incendio, fegola, ecco, che avrebbe di eccessivo desiderio di poter giungere a quell'ultimo grado di perfezione che Dio ha ordinato di darle. Più tardi lo chiameranno il perfetto abbandono, i quietisti, quelli cosiddetti quietisti, più o meno ortodossi, perfetto, diventa oblio di sé. Quindi vedete con quale forza lo, finché una persona può parlare, gustare, intendere, avere, non è ancora al porto. Ecco, questo aspetto anche la mistica islamica ce l'ha. Quando loro dicono, l'essenza è dopo l'osservanza, quando tu per anni hai osservato, dopodiché come se non ci fosse più osservanza, la legge, ricordo, diceva con i grandi animali. Anche questo dimentica, essere dimentichi di sé. Perciò diceva questa sant'anima infuocata sin dal principio della sua conversione: Signore, io ti voglio tutto, perché vedo nel tuo luminoso lume che mai l'amore può quietarsi sino a che non sia all'ultima perfezione. O dolce Signore, se io credessi che mi dovesse mancare di te anche una scintilla, certamente non potrei vivere. Diceva, mi vado accorgendo che di tempo in tempo mi sembrava che l'amore con il quale amavo il mio dolce amore era ogni giorno più grande, ma mi sembrava sempre che tutto fosse quel che poteva essere, perché l'amore ha questa condizione, che non può vedere alcuna benché minima imperfezione. Quindi ha questo travaglio. Appena aveva la vista chiara, lei poi diceva successivamente: io insomma ho visto di avere così tante imperfezioni che se le avessi vedute al principio, per togliermele non avrei tenuto conto di cosa alcuna, quantunque grande e penosa, anzi nemmeno dell'inferno. Quindi Dio le trattiene, le nasconde pure la visione di sé, per misericordia. Ma io non lo capivo, perché l'amore di Dio non lo voleva, da che voleva Lui fare il tutto a poco, per la salvezza dell'umanità. Vedete che torna? Perché altrimenti l'umanità sarebbe vicino, io mi sento di gettare in un fuoco, dal balcone, vedendomi così imperfetta. No, invece piano piano, Dio conduce piano piano, ecco l'immagine del pastore, che è perfetto. E perché il prossimo sopportasse, che sopportarla non era facile, perché con simili vite si farebbero cose disordinate, tanto da essere insopportabili a se stessi e a quelli con i quali si vive. Chi di voi ha letto qualcosa che l'ha fatto Gemma Galgani può ricordare cosa combinava il trovare la ragazza, andava a casa a casa gridando corretta. Infine, vedendo una cosa perfetta,
del tutto fuori della creatura, sono costretta a dire ciò che non potevo dire per il passato, cioè che io vedo quello che la creatura può capirne era tutto imperfetto. Questa maturità ormai, cui vede, si accorge, sa, e che ci dà, penso, la profondità anche delle cose, è veramente la fiducia in come Dio ti accompagna e ci conduce. Così questa sant'anima era solita avere ricco il cuore e nel parlare diceva: o dolcezza di Dio, nettezza e bontà di Dio, con ben altri detti. Adesso dice così, come al solito il linguaggio di sempre: io vedo senza occhi, intendo senza intelletto, sento senza sentimento, gusto senza gusto, né forma né misura. Però senza vedere, io vedo una tale operazione e un vigore tutto divino, che tutte quelle parole di perfezione e nettezza che dicevo, le vedo tutte bugie e tortuosità dinanzi a quella verità e addirittura drittezza, le dice la religione. Tutto è semplice, che parlarne concettuosamente è tortuosità. Eppure, adesso dice, lo vedo. Il sole, che mi sembrava così chiaro, adesso mi sembra nero. Quello che mi pareva dolce, adesso mi sembra amaro, perché tutte le bellezze e dolcezze, secondo quanto hanno della misura della creatura, sono in tal modo corrotte. Quando poi la creatura si vede nettata ed è trasformata in Dio, allora vede il vero e il netto. E di tale vista, che non è vista, non si può parlare né pensare. Ecco il problema del linguaggio. Come si deve parlare di questo? Come si deve esprimere questo? Come si deve discutere di questo? Eppure l'ha detto, si deve dire, lo vuole dire, sente di doverlo dire. Non posso più dire Dio mio, tutto mio, ogni cosa è mia, perché tutto quello che è di Dio mi sembrava mio. Adesso non posso più nominare cose e parole simili, né in cielo né in terra, ma sto così, in tutto muta, in Dio perduta. Si vede questo derbrio nel mio. Per questo non posso dire beato ad alcun santo, perché mi sembra una parola corrotta e non vedo alcun santo beato, ma vedo che tutta la santità e la beatitudine che hanno i santi sono tutte fuori di loro e sono tutte in Dio. Non posso vedere né alcun bene né beatitudine in alcuna creatura, salvo che totalmente questa creatura sia in tutto e per tutto annichilata in sé e talmente annegata in Dio che solo Dio rimanga nella creatura e la creatura in Dio. Qui è chiaro, quindi io ho cercato di spiegare fino a ieri. Penso sia chiaro, no? Non c'è bisogno che dia particolari spiegazioni. Questa è la beatitudine che possono avere i beati, e tuttavia non l'hanno, intendo dire, l'hanno in quanto sono annichilati in loro e vestiti in Dio. Non vivo più in me, ma Cristo vive in me, è sempre lo stesso. Non l'hanno in quanto si trovano nel loro essere proprio, sicché qualcuno possa dire io sono beato, lo vedete? Quindi è come la coscienza di sé non ce l'hanno più diretta, per cui ognuno, quando io posso dire io oggi mi metto questo anello, questa giacca, ho la padronanza di me, è la proprietà di me. Lei dice, un beato non è così, non ce l'ha. E non è un male per lui, anzi è questa la sua gioia, è questa la sua felicità. Perché finalmente ama, cioè finalmente non è in sé, lei nel suo amato. Totalmente. Ed è felice, per questo è felice, perché finché rimane in sé, poverino, è il prigioniero di sé. Solo questo è il senso della cosa. Anche quello che comunemente si dice, un tanto non ha consapevolezza di essere tanto. Esattamente. E nemmeno uno diventa tanto perché vuole diventare tanto. Esattamente, certo. Qui te lo fa vedere, anzi, quasi
direi quasi affirma, te lo fa vedere che lei veramente non si poteva mettere quella giacca, non poteva pensare a chi gli veniva davanti, solo se Dio gliela portava. Allora diceva, ah ecco, focalizzava con un focus l'attenzione su questa e si concentrava su questa, ma se Dio non glielo portava, la gente gli passava così, le cose le passavano così, e lei andava dritto. E si fermava laddove Dio gli puntava l'occhio di Dio, diceva, di questo ti devi occupare, fai conto, fai conto. Prega per quell'anno, prego per quell'anno. Io lo dico in termini quasi a film da girare. E lei accadeva naturalmente tutto questo. Ora, chi la osserva si rende conto che veramente accadeva così. E come? Cioè, queste cose possono poi andare finite. Senza un inferno vivere in questo. Non è possibile. Però accadeva così. E noi siamo qui a guardare quello che è accaduto. Esatto. Trasparenza assoluta. Riprendo me stessa nel parlare di queste cose perché vedo che le parole e i termini sono corrotti, lo vedete come si sanziona continuamente? Si dice e si smentisce. Ecco, rispetto a quello che io ne sento senza sentire e che non saranno capite. Vedete che chiarezza che ha? Ma ho tanto il fuoco senza fuoco dentro che vorrei che ogni persona lo potesse capire. Ecco perché parlo. E sono certa che se lo potessi insufflare nella creatura, in tutto la brucerei e avvelerei di fuoco, di amore divino. Proprio, veramente il famoso drago. Perché l'amore è talmente, se le potessi dare quello che ho dentro, lei si sarebbe incenerita, la persona. O cosa ammirevole. Sento tanto amore e dirittura verso Dio, ma vedo che tutto l'amore e dirittura che ho verso il prossimo, per necessità del vivere umano, per quanto io vada drittamente, tuttavia mi appare tutto ipocrisia rispetto a quello di Dio. È il suo modo di parlare, come si dice annichilare? Le cose più, le azioni più perfette sembrano ipocrisie. Dal punto di vista poi teologico, concettuale, Lutero questo affermerà. Dirà ogni azione umana è peccato, anche la più buona, e non merita niente davanti a Dio. Quindi non c'è atto caritativo ma che vale, perché ogni azione umana, perché tu sei inficiato, tu sei peccato radicalmente, allora solo lui ti può pigliare. Allora se lui ti piglia, e allora tutte le azioni che fai sono peccato. E come ti salvi? Perché Dio le riveste, non ti guarda più, ti mette addosso una specie di quadretto che è il suo figlio, ti vede nel suo figlio e quindi non vede veramente te, perché se vedesse te ti manderebbe all'inferno. Questa è la giustificazione. Che cosa significa giustificarti? Applica a te i meriti del figlio, vede in te il figlio e dunque non vede più te, chi sei tu veramente dentro, e passa e vai in paradiso. Ma tu sei rimasto radicalmente peccatore e peccato. Qui non è così. Ma nel modo di parlare, quando lei dice, per quanto io vada direttamente, tuttavia mi pare tutta ipocrisia rispetto a quello di Dio, apparente, se non ne facciamo questioni concettuali teologiche, apriamo questo, è un modo di dire che è un problema di linguaggio, perché quando dice sento ma non sento, vedo ma non vedo, Lutero non diceva queste cose. Questo per spiegarvi come significa usare metri diversi e punti di riferimento. Una cosa è fare riflessione teologico-scolastica sui concetti e sul dire è non è, un'altra cosa è invece problematizzare il modo di dire, perché a partire da un'esperienza si può comunicare, dunque il modo di dire facci lecca, e dunque io cerco di dirvi dei correttivi perché voi non vi beviate il veleno, ma coi correttivi sappiate bere la bevanda e la bevanda vi giovi e non vi avveleni. Questo è il senso del Dio. Attenti, lo buttate, e come sta con l'Apocalisse? Non la capisco. Fuori. Mi pare che il tempo sia scaduto e quindi ci ah no, c'è un rito. Per tal ragione io c'è sempre. Per tal ragione io non posso più usare condiscendenza con il mondo. Ecco, guerra col mondo è la conseguenza ovvia. E mi accorgo che quando lo faccio con pena e per non dare cattivo esempio al prossimo, per la consuetudine del mondo, il quale sembra che non viva se non difunto. Mamma mia.
tremenda, eh? Tremenda.